Minchia. Ok, scusate ragazzi, che il fiatone da lassù è una roba assurda, eh. Poi io sono vestito anche in giacca e cravatta, qua. È veramente complesso. Non è che avreste qualcosa, darmi un po' di energia, un caffè? Tiene una carota. Ah, beh, comunque energia ce l'ha anche questa, secondo me. Bene, grazie ragazzi. Bene, io sono Eros, il presentatore della Pomodoro SMP. E adesso io vi direi anche di seguirmi, così posso spiegarvi meglio di cosa riguarda questa serie. Bene, ragazzi, quindi, intanto voi vi starete chiedendo, ma chi siete voi? Ma soprattutto, perché siete qua? Perché siete qua? Questa è una serie che farà numeri su YouTube. Addirittura più delle altre serie. Noi ci distingueremo dagli altri proprio grazie alla nostra capacità di comunicazione e di intrattenimento. Soprattutto io, che vabbè, sono il presentatore della serie, quindi voglio anche mettere. Questa serie avrà una grandissima lore, dico subito. Ad esempio, questo tempio sarà il centro essenziale della serie. Qui avverranno tutte le cose. Adesso, io vi dico anche che ci saranno anche dei criminali in questa serie. Ma speriamo soltanto che non vengano all'inizio o comunque non intromettano tanto il trascorso, ok? Siete pronti? Adesso vi dico un po' tutto. Stronzo. Oh, chi è questo? Chi è questo? Cazzo. Lascialo stare. Oh. No, Oh. ragazzi, ci penso io. Sono presentatore, io so Ok. fare le cose, so fare. Oh, Paura. Ti chi sei te? ricordi quello che mi dovevi dare, vero? Oh, senti, la bamba, cioè, non è che possiamo No. pagare un'altra volta. Ehi, no, No. tranquillo, tranquillo, amico mio. Tranquillo. No! 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 Oh! Maledetto! E ora spiego io. Come avete potuto vedere, lui non ha pagato ciò che mi doveva pagare. Quindi gli è toccato una brutta fine. Ma come appunto, lui ha fatto una cosa illegale, lo potete fare anche voi. Infatti, adesso darò a ciascuno di voi un libro. Uno a te. Ecco qua. Queste qui sono le ricette per le cose illegali. Chi ne farà uso però o deciderà di coltivarle, ovviamente non la passerà liscia. Spero che vi sia tutto chiaro. Chiaro. Ok. Detto Chiaro. questo, possiamo anche iniziare. Potete andare. Ok, ragazzi, sono finalmente riuscito ad andarmene da quel posto, ormai lontano, le montagne sono laggiù in fondo, e ora finalmente posso guardare cosa c'è in questo libro segreto. Nascondiamoci in questo pertugio. Allora, il libro delle droghe. Vediamo un po' come si fa. Abbiamo bisogno di semi d'erba che troviamo spaccando le piantine del grasso. Abbiamo le sigarette e tante altre cose che scopriremo lungo la serie. Posiamo questo libro un attimo nel nostro inventario al sicuro. Ciao. Non mi ha visto leggere il libro, spero. Meglio allontanarci da questo posto. Sono stato compromesso. Ora, ragazzi, penso sia arrivato il momento di vagare in cerca di un nuovo posto sicuro e accogliente dove poterci sistemare. Sto navigando da ore e ore e ho finalmente trovato dei villager. E quindi, beh, come tutti ben sappiamo, nella mia vanilla ho una grande passione per i villager. E quindi, perché non usarla anche qui? Non vedo perché non dovrei entrare in una casa di queste e, beh, rubare qualcosa. Ehi, ma quello è un portale del Nether. Ce lo abbiamo già, quindi direi che è più che perfetto. Ora, come casa, non vorrei delle patate. Assolutamente mie. Addio, signori villager. Ma mi sa che mi rubo anche questo letto, sapete? Non così, giusto perché non vorrei lasciarvi troppa roba. E direi che come casa potremmo rubarne proprio una, tipo questa. E beh, tu sarai il mio compagno. No, non voglio dei baci. Via, per favore, Grazie. Diamo un letto. Questo è mio. Non dormirci, hai capito? È mio, trovati un altro letto, non è per te. Abbiamo pure la fornace, mettiamoci il pollo.
che non mi ricordo se cuoce. No, perfetto, questa è la fornace tarocca dei minerali. E beh ragazzi, direi che abbiamo trovato casa. È tempo di renderla un po' più accogliente. Laggiù vedo anche delle canne da zucchero che penso andrò a prendere, così possiamo anche già iniziare magari a fare qualche scambio con i villager. Un po' di carta, un po' di zucchero. Voilà, guarda che belline. E ora, dato che si è fatta notte, direi che è il momento di entrare e fare una piccola dormitina. Buon salve, amico Johnny. Bene, spawn settato ragazzi, che ovviamente non si può dormire perché siamo in tantissimi, quindi... Ma ragazzi, ma gli occhi rossi? Ma gli occhi rossi? Ma da quando hanno gli occhi rossi? Ma è strafatto. Dove nasconde la sua roba? Mi scusi, me ne dà un po'. Oh, no. Non sembra volerne parlare, ragazzi. Mi sa che devo cercare meglio all'interno del villaggio. Il signor Iron non me la racconta giusta. No, mi scusi, non volevo disturbarla nel sonno. Anche lei, mi scusi, però le porte si chiudono quando va a letto. Al rapporto, guarda come corrono. No, non so dove stiano correndo perché li volevo qui, però vabbè, probabilmente stanno tornando a casa. Perfetto, anche il nostro amico è sparito, perfetto, ora che abbiamo casa libera direi che siamo super a cavallo. Piantiamo un po' di alberelli, distruggiamo qualche ragno, è anche bello pieno di animali così non abbiamo problemi di cibo. Andiamo a vedere laggiù in fondo al portale del Nether se troviamo qualcosa. Qui tra l'altro c'è una bella cavernozza, dovremmo provare ad entrarci prima o poi. Allora, vediamo un po', beh, ti devo dire, qualcosina è anche utile, ad esempio le iron nugget che ci possono essere utili. Una zappa con mending che non ci fa assolutamente schifo. E basta, per il resto è tutto un po' povero in realtà. Però questi qua magari ce li mettiamo, così possiamo camminare sull'acqua. Ehi, ma questa è proprietà privata. Che fai? Mi rubi casa? No, no, non puoi, via, esci da qua. Depositiamo al volo le nostre cosine, non la mia pala, grazie. Vi ragazzi, questa serie mi sa che la giocheremo principalmente in live, quindi se non volete perdervi le mirabolanti avventure nella Pomodoro SMP, sapete dove trovarla. E poi ovviamente dalle live ragazzi ci ricaricherò gli episodi man mano, adesso non so ancora quando, però piano piano vi darò tutti gli orari. Adesso settimana prossima torno al lavoro, quindi tempo di assestarmi un attimino e vi do la programmazione perfetta con i video in base anche a quanto riesco, eccetera. Noto con piacere che gli alberi di fianco a casa sono già cresciuti, quindi tiriamoli giù al volo. Dato che abbiamo i villager, sarebbe già fare una piccola farm di ferro. Sarebbe già fare... What? Però che secondo me per il primo episodio può già andare più che bene e ci upgradiamo non poco. Quindi ci serviranno delle barche e poi anche della lana. Lana che però non vorrei killare le pecore, perché poi devo aspettare che respawnino ed è un po'... pallosa come cosa. Vorrei andare a cercare due pezzettini di ferro, così iniziamo già a fare la farm di ferro, quella basic. Tipo qui potrebbe essere un'ottima discesa. Andiamo lì dove c'è l'acqua e buttiamoci di sotto. Ah, figurati se non poteva piovere. Ovvio, classico. No, no, si è suicidata. Povera pecora. Si vede che avrà avuto una vita triste. La stavano bullizzando. Diciamo no al bullismo. Mamma mia, queste generazioni. Addirittura fino dentro Minecraft siamo arrivati. Ma guardate, vi dirò anche di no. Penso che cambierò la mia strada. Entrerò nella caverna qui a destra. Voi siete un po' too much per quanto mi riguarda. Sì, beh, devo dire che è buio anche qui, Io non ho un granché di torce, ma possiamo farle effettivamente. Me ne ero completamente scordato, quindi è tempo di conquistare il nostro territorio. Allora, voi lasciatemi un attimino in pace. Ho troppi scheletri per i miei gusti, tu via. Che fai? Ma me lo lanci contro? No, 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 no. Ok, ok, aspetta. Questo qua però c'ha l'arco impowerato, non vale, ragazzi. Perché sono spawnato... al centro? Ok. Sarà un lungo viaggio. Ok ragazzi, dovremmo esserci. Dovrei essere finalmente tornato al mio villaggio di villager. Dovrebbe essere questo. Le coordinate, per fortuna che abbiamo aperto F3 prima di scendere in miniera. E vabbè, tra l'altro ho scoperto che il clear lag mi leva la barca, quindi ho dovuto farmene ben due. Dannazione. Però, come prima cosa, direi che andiamo a casa, dormiamo, settiamo lo spawn e poi torniamo in miniera, anche perché avrò perso tutto quanto, quindi giustamente dovrò
Vedi, lo spawn era già settato. C'è qualcosa che non mi sta tornando. Perché io sono spawnato dalla parte opposta del mondo? Qualcosa qui non torna. Ciao. Ciao. Questo sarebbe il mio territorio, se non ti dispiace. Dobbiamo trovare una via di fuga, perché l'entrata è stata compromessa. Non so quanta vita abbia sto creeper. Oh, buono così. E ora, beh ragazzi, penso passerò un po' di tempo in miniera a cercare appunto del ferro. E beh, ci rivediamo praticamente a farm. Quindi prendo un paio di materiali, faccio le mie cosine e poi ci vediamo quando ho tutto e iniziamo a fare appunto la farm di ferro. Ragazzi, allora, stavo scavando dopo essere morto svariate volte perché lo spawn a quanto pare non si settava col letto, ma bisognava dormire. Ora in teoria abbiamo dormito e dovremmo avere lo spawn settato, ma questo ancora io non voglio assolutamente provarlo finché non siamo sicuri della cosa. Quindi ora ho recuperato questo ferro, che in realtà ci va più che bene, sono 5 pezzettini che mi bastano letteralmente per secchio e cesoie, quindi pop. E ora direi che possiamo letteralmente dirigerci di nuovo verso il nostro villaggio, allontanarci un pochettino dopo aver fatto secchio e cesoie, recuperare 3 letti, mi pare bastino, 3 villager. Poi dovremo trovare uno zombie, ma quello basta arrivi sera e dovremo esserci. E beh, possiamo costruire la nostra farm di ferro. Adesso vado un attimo a rinfrescarmi la memoria su come si fa, perché se non sbaglio va fatta anche tipo un 7x7 intorno di terra, questa qua, che non so come si chiami. E beh, poi dovremo essere abbastanza a posto. Ora ho perso casa mia, ma questo è un altro dettaglio. Allora ragazzi, mi sono visto un paio di tutorial sulle varie farm di ferro. E o c'è quella facile, però a noi non piacciono le cose facili, oppure c'è quella che avevamo realizzato molto tempo fa. Non so per chi se lo ricorda, non so per chi mi segue in live, ma era un bel cubotto enorme. Quindi ora andremo a fare proprio quella. Quindi devo solamente spianare un po' di terra, tipo questo qua che ho davanti. Spiano un attimino, facciamo un piccolo quadrato 13x15 e poi iniziamo i lavori veri e propri. Ok, allora ragazzi, ho scavato tutto quanto il perimetro, questo è il risultato. E ora dobbiamo andare a scavare la zona per i nostri cari amici villager. E mi serviranno anche delle slab. Eccole qua, perfetto. E nel mentre ho anche scoperto che ci basteranno 3 letti, quindi di lusso. Dobbiamo scendere di 7 a 3, 4, 5, 6 e 7. Una volta arrivati qua, torcettina, così non spawna assolutamente niente. Facciamo una nicchia di 2x3x3. La nicchia ovviamente deve essere fatta in direzione dello zombie, perché poi andremo a capire anche il perché. Slabettina, slabettina, piccola trapdoor e ci siamo. Prendiamo i nostri letti e 1 e 2 e 3. E qui, se non erro, il villager non dovrebbe poter uscire, ma siccome non mi ricordo e potrei essere alquanto stupido, posizionerò le mie slab e la trapdoor uno più in alto, ma dovrebbe comunque workare tutto a meraviglia. Niente, questa non si vuole piazzare, va bene. Le farò causa al tribunale, non so che dirle. Ok, allora ragazzi, ho finito la farm. Alla fine, vabbè, la nicchia è semplicemente scavare un buco 3x3x2, qui sotto mettere una barca e, beh, semplicemente lasciare poi fare lo zombie cadere con le scalette. Ora, l'unica cosa che mi manca è appunto lo zombie. Ho fatto anche la zona di kill, così vi ho risparmiato anche questo. E, beh, è tempo di cercare uno zombie, perché io non ne sto vedendo in giro e quello è un creeper. Ovviamente, figurati se beccavo lo zombie quando mai. E tu cosa vuoi? Vuoi una carota? Mi dispiace, sono tutte mie. Ma vediamo se è spawnato uno zombie. Guarda, quello lì sarebbe quasi perfetto. C'ha anche la spada, quindi meglio di lui non penso di poter trovare. Ora vediamo di riuscire a killare sto creeper. Intanto lo zombie si sta avvicinando. Vieni, 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 vieni. Entra, vediamo se entra ragazzi. Spero di sì, dovrebbe entrare. Oh, oh, là, perfetto. Questo adesso li chiudiamo e dovrebbe andare dritto verso i villager. Io sono un scemo. E niente ragazzi, mi ha fatto tornare alla fontana e che palle. Ragazzi, sono finalmente tornato a casa dopo un bel po' in realtà, perché sono addirittura passati dei giorni, in quanto ero alquanto tiltato dalla cosa che continuavo a respawnare allo spawn. Quindi ho aspettato un attimo, dobbiamo ancora fissare questo problema, ma questo è un altro discorso. Per questo episodio mi fermerei qui, è vero, non abbiamo ancora finito la farm di ferro, ma va un attimino fissata e dovrei avere abbastanza materiale per fare il video, quindi
L'unica cosa che posso dirvi è che la farm di ferro la finiremo in live, quindi vi aspetto. Per questo episodio della Pomodoro SMP, ragazzi, è tutto. Vi ricordo di iscrivervi anche ai canali degli altri ragazzi che vi lascio qui sotto in descrizione. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!